Allora, io innanzitutto volevo a Paolo, insomma, aggiungere una precisazione, perché lui, nell'esporvi le tecniche che sono state usate in Enè. Sì, un attimo, Ah, ecco. perché quello è lo scorso. Dicevo, una precisazione, credo che sia doverosa, o comunque, se non una precisazione, una domanda fatta al dottor Bilastro. All'Enea lui ha detto che nel tentativo di creare delle immagini simil-sindoniche, e guardate bene, erano pezzettini, lui non ha detto, ma è questo, ci si è soffermati su fatti appunto microscopici, lui ha detto siamo riusciti a ottenere un cromatismo in profondità ridotte, addirittura di un quinto di millesimo. Non ha detto però che non c'è questa colorazione sull'intera fibra. Io vorrei che chiarisse perché nella, diciamo, fibricola, quella interessata alla luce laser, succede quello che ha detto. Ma a differenza di quello che c'è nella sindone, non c'è intorno. Quello che invece nella sindone in qualche modo si vede. E poi lo invito, insomma, a dare qualche dettaglio in più, che credo che sia importante. Poi circa, come dire, i tentativi, ecco, di vedere qualcosa, quel che noi vogliamo, che si spera effettivamente sia corrispondente a quel che il nostro cervello ci dica. Io vorrei riprendere questa questione che si ripete col professor Fanti. Lui parla di effetto corona. Allora, per farmi capire, l'effetto corona si chiama così perché è un effetto che si evidenzia nelle linee elettriche ad alta tensione. E si chiama così perché il filo della linea elettrica, della catena, insomma, nel filo che va da un cavo all'altro, per presenza di campi elettromagnetici appropriati, genera una corona attorno al filo. Cioè, se non l'avete mai visto, vi dico io e credetemi. Ah, scusatemi, giusto, hai ragione. Una corona di luce intorno. È come se fosse un manicotto, ma di luce. E per questo si chiama effetto corona. E quindi se non l'avete visto, perché si può vedere, cioè se uno va in campagna e ci sono condizioni climatiche opportune, cioè temperatura, umidità, e la linea elettrica ha una tensione appropriata, si vede questa luce come una corona intorno al filo. Allora il professor Fanti, che insiste a dire che la sacra sindrome è stata prodotta per effetto corona, addirittura arrivando a dire che facendo un po' di calcoli c'è bisogno di 1 milione di volte o addirittura di 1 milione di volte. Glielo ho già detto già in un'altra situazione. A parer mio, lui vuol vedere quel che nella sua testa è, e cioè vuol associare la produzione, come dire, la stampatrice della sindone a un fatto evangelico, perché nei Vangeli c'è scritto che la risurrezione è avvenuta con una forte emissione di luce. L'effetto corona in qualche modo questo fa. Come? Nei Vangeli non c'è scritto. Ma si dice, diciamo, ha ragione, no, per tutta correttezza appunto scientifica dovrebbe essere. Quindi associando questa emissione di luce al, diciamo, effetto corona, lui vede in questo come dire, la risoluzione dell'arcano. Ma non è così, perché non c'è bisogno di 1 milione di volte per fare effetto corona. Quel che serve è il campo elettrico che, come nelle linee elettriche che noi vediamo, non è che arrivano a 1 milione di volte. Localmente ci sono linee elettriche a 220 kV che fanno effetto corona con condizioni ambientali. Cioè, a sottolineare che, come il dottor Di Lazzaro ha sottolineato, ha fatto vedere anzi, spesso gli studiosi, gli scienziati,
E permettetemi, siamo colleghi, diffidate, diffidate. Diceva Jacques Rivière, il mondo mentale, quando solo si lascia solo, mente, monumentalmente. Quindi certi giochini che diventano poi addirittura oggetto di pubblicazione a livello internazionale vanno prese con le pinze. Quindi concludo, e vi chiedo scusa, dicendo che c'è conferma, e in qualche modo, se fosse stato qui il professor Franti, avremmo ripetuto questa discussione, spero, addivenendo a una conclusione. Insomma, ci sono più delle volte delle cose che effettivamente non esistono. Invece sull'altra avrei piacere che Paolo chiarisse questo aspetto, perché hanno messo assieme una serie di caratteristiche. È pregevolissimo come lavoro, sembrava quasi che ci siamo riusciti, almeno troviamo un modo per produrre la sindrome, cioè troviamo un modo come poterla fare. Ma le caratteristiche della sacra, o meglio, dell'immagine sindromica non sono state riprodotte tutte. Per cui la domanda di fondo è: ma se la scienza attuale non riesce a mettere assieme un'immagine che in qualche modo contenga le caratteristiche di quella che stiamo osservando, questa immagine che cos'è? Badate bene però, in ambito scientifico, non facendo, so che sto dicendo una bestemmia in questo contesto, non facendo la frettolosa e sbagliata deduzione, quindi è l'immagine di Cristo. No, fuori di qui io so rispondere a questa domanda. Chi è l'uomo che si vede in quella sindrome? Fuori di qui lo so. Ma qui, in un contesto di presentazione scientifica, non lo voglio sapere. Voglio sapere se siamo in grado di fare un'immagine che ha quelle caratteristiche. E la risposta, l'avete sentito, è no. No, la scienza non riesce a fare quell'immagine. E dovete convenire che questo turba. Turba. Un minuto anche tu per una risposta. Grazie. Vi dico subito che Giuseppe è un mio collega del Trenea, attualmente in pensione, ma è venuto qui, tra l'altro in maniera anche abbastanza casuale, l'ho incontrato oggi a pranzo, però non ci siamo messi d'accordo, non è che... Dunque, allora, secondo me Giuseppe ha fatto delle osservazioni corrette, ma secondo me la cosa più importante che ha detto è l'ultima, perché noi possiamo studiare la sindrome. Possiamo cercare di capire come è stata formata l'immagine, possiamo escludere alcuni fatti e metterne altri, ma la cosa più importante non è questa. La cosa più importante è quella che ci ricorda il Papa, cioè è il messaggio della sindrome. Perché quando io, da scienziato che ha studiato la sindrome, mi sono trovato davanti alla sindrome durante alcune ostensioni, le ultime tre ostensioni, io non ho pensato alla scienza, non ho pensato ai miei risultati, non ho pensato agli esperimenti, non ho pensato alle caratteristiche chimiche e fisiche. Mi sono concentrato su quel volto che è sofferente ma sereno. Ed è questa la cosa più sorprendente. Cioè, alla fine, la risposta di cosa è la sindrome, secondo me, non va cercata necessariamente nella scienza. Anche perché la scienza non sa rispondere. Che cosa è la sindrome va cercata nel cuore di ciascuno di noi che la osserva. Il mio consiglio è di osservarla di persona durante le ostensioni, non di osservarla sui libri o in internet, perché trovate un'immagine che poi abbiamo visto che porta degli errori. Ma la cosa importante è il raccoglimento e come dire, aprire il cuore di fronte a un'immagine come questa, che è straordinaria, ma non solo dal punto di vista scientifico. Quindi questa, secondo me, è l'osservazione di Giuseppe più importante. Le altre due le faccio più brevemente. Allora, capitolo Fanti. Io preferisco non parlare in assenza del diretto interessato, però posso sbrigarmela in due parole. Per uno scienziato contano i risultati, quelli sono fondamentali, sono dell'esperimento. Allora, con luce ultravioletta noi abbiamo ottenuto alcune, direi diverse, caratteristiche microscopiche dell'immagine sindromica. Con la scarica corona, no, non ci si è riusciti, punto. Per me finisce qui il discorso, cioè non c'è molto altro da dire. Quindi senza polemica, senza niente, cioè, parlano i fatti, diciamo, no? Prima domanda invece, in ordine cronologico, il discorso della colorazione su tutto il come dire, la cuticola esterna o corona, è vero?
cioè quello che è stato osservato dallo Stroop, che questo colore risiede in quello che loro chiamavano il ghost, che poi si è scoperto essere questa parete primaria cellulare, perché dato che avevano prelevato delle fibrille di lino con un nastro adesivo, sul nastro adesivo qualche volta è rimasto attaccato la parte colorata e la fibrilla, il cuore della fibrilla è rimasto sulla singola. Questo è stato importantissimo però, perché ha permesso di andare a vedere meglio come sono fatte queste cuticole. Ora, noi con la luce ultravioletta di un laser sappiamo che abbiamo colorato la parte frontale, ma non sappiamo se abbiamo colorato anche tutta la cuticola, anche quella che sta dietro. Perché dico questo? Perché non è il punto fondamentale che la cuticola, questa parete primaria cellulare, non ha la stessa composizione chimica del resto. Cioè, la fibrilla è composta di cellulosa, cellulosa pura, ma questa cuticola non è cellulosa, si chiama emicellulosa. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è una cellulosa in cui le catene di atomi di carbonio sono spezzate, invece di essere di 20.000 atomi sono di 500 atomi. E questo fatto sembra irrilevante? No, non lo è, perché praticamente vuol dire che è una catena polimerica invecchiata con parecchi atomi di ossigeno attaccati, e vuol dire che quindi ha uno spettro di assorbimento diverso da quello della cellulosa. La cellulosa pura riflette tutta la luce, l'emicellulosa no. Quindi io non posso escludere, anzi mi sembra a questo punto abbastanza probabile, che l'effetto fotochimico che è stato ottenuto sulla parte frontale si sia esteso a tutta la cuticola, perché il volume è irrisorio, quindi l'aumento di volume davanti e dietro è irrisorio. La luce ultravioletta trasferisce energia, questa energia viaggerà su materiale omogeneo, e tutta la cuticola è fatta di materiale omogeneo, è emicellulosa. Quindi non posso risponderti con certezza, ma diciamo realisticamente mi aspetto che sia colorata tutta la cuticola esterna. Attenzione, non perché ha attraversato, ma semplicemente perché ha camminato, tra virgolette, intorno, ma solo perché in quell'intorno c'è un materiale omogeneo molto sottile, quindi di peso irrilevante, e quindi la dose equivalente che dà la energia per l'unità di peso è molto elevata. Grazie. Al volo, perché siamo ritardissimi. Prego. Allora, il disco lucidamente nell'apertura ha parlato di dono e mistero. Dono, quindi grazia, mistero. Nell'ebraico sotto significa ciò che è nascosto. Giovanni Paolo II, è stato già ricordato, nella sua Fides Ratio dice che la fede e la ragione sono come le due ali con i quali l'uomo si eleva alla contemplazione della verità. La questione che io mi pongo è come approcciarsi alla sindone, con la fede o con la ragione. Ora, come mia esperienza, la risposta potrebbe essere non out, ma it, la fede e la ragione. Ora, il fisico mi sembra che già, in un certo senso, potrebbe aver già dato la sua risposta, cioè prima c'è la fede, no? Ora, il salmista che scrive prima che della morte di Cristo, il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. La mia domanda qui è rivolta quindi sia al vescovo che al fisico. Noi dobbiamo approcciarci alla sindone con la fede o con la ragione? Non so se sono riuscito a spiegare. E proviamo a dare la parola prima. Ingegnere, un attimo solo, perché se no non facciamo il tempo. Ma abbiate... dopo c'è anche uno spazio finale per le domande, quindi anche perché ci abbiamo lo stesso cervello e poi arriva il professor Campanella. Ha una parola al volo, tanto già hai risposto, sì, poi vado da parte. Non vedo perché non bisogna fare una scelta, perché dobbiamo scegliere tra fede e ragione, facciamo tutte e due. Cioè non necessariamente sono in contraddizione. C'è una domanda al volo, io nel frattempo invito il professor Luigi Campanella a salire qui, così sistemiamo il suo file. Siamo in debito di una informazione che ci aveva chiesto l'amico dell'Enea, se non vado errato, cioè voleva sapere questa mostra di cui parlavi
dove si svolgerà? Allora, la mostra di cui parlavo al momento si mostra e si fa a New York, allo Shin Center di New York, però Monsignor Segueri già mi ha detto che ci aiuta. Perfetto. E anche Viganò, la faremo a Roma, poi io la vorrei portare a Mosca, a Londra, Parigi e, se Dio vuole, a Gerusalemme, perché credo che sia... Senti, ho fatto Natale perché l'ho curata io, ho fatto tutto io, è stata Natale fatica, che ragazzi, portiamola dappertutto, almeno diamo un senso a questa sofferenza, è stata veramente una grande fatica. Non ci stanno domande, perché penso che... Dice, a Roma quando ci sarà? A Roma, penso verso il prossimo autunno, ottobre, settembre-ottobre. Come no? Sì, aspetta, certo. Che le do. Abbiamo parlato giustamente della sofferenza della della sofferenza della madre, dell'uomo. Però io mi domando una cosa: che cosa succede con chi flagella, per esempio? Cioè, cosa porta un essere umano a perdere i neuroni, quelli che abbiamo visto, cioè c'è un fatto biologico, culturale, perché nessuno di noi vorrebbe mettere di flagellare una persona, no? Perché siamo uomini e quindi abbiamo questi neuroni specchi che devono apparire per un essere umano. Però abbiamo visto, fatto nel caso di Mola Simple, abbiamo visto Auschwitz e tante altre cose. Che cosa che può portare una persona a perdere l'umanità? Ancora non l'ho tolta. Bravo. Giusto. Ah, te dovessi dire, io ho il vocione, mi sentite? Sì. Allora, io me lo sono spesso chiesto, perché indurre la sofferenza, io non riesco a capire come facessero le persone ad Auschwitz ad indurre quella sofferenza negli altri. Quindi una spiegazione potrebbe essere che nelle persone sadiche o nelle persone che non riescono che riescono a stare quasi indifferenti di fronte alla sofferenza, si potrebbe ipotizzare anche un cattivo funzionamento del sistema dei neuroni specchi. Però stiamo attenti, perché non è, questo vuol dire comprendere che è diverso da giustificare, non è, possiamo dire vabbè, quello non c'è, sono due cose molto diverse, quindi potrebbe essere una base biologica, ma nulla ci vuol dire, sì, siccome ha i neuroni poco funzionanti, dobbiamo giustificare chi vince la sofferenza. Però una spiegazione in quel senso, altrimenti è il mistero dell'uomo. Stare su questo tema. Abbiamo, credo, una decina di minuti per fare qualche domanda. Sì, e io sono in debito, però chiedo scusa, sono in debito con l'ingegner Carradù, che forse gliel'ha fatta personalmente a Paolo, ma se vuoi farla anche pubblicamente, invito magari anche Paolo Di Lazzaro e Rosanna, se si vogliono accomodare qui, così magari, se preferite. Ecco, così riprende anche. Sì. No, ecco il microfono che ti ho dato. Ecco. Sì. Allora, professore, ascoltando questo suo intervento, che ormai è biennale, deve che ogni volta ci porta qualche novità di rilievo, mi chiedevo se è possibile fare una valutazione a spanne, diciamo, per ogni ordine di grandezza, della energia chimica necessaria per produrre questo livello di ossidazione delle fibre cellulose, della cellulosa, e poi confrontarlo con l'energia che sarebbe necessaria secondo i fisici per usando la radiazione ultravioletta per lasciare l'immagine, lasciare il segno sempre su quelle fibre cellulose, vedete se per caso i due bilanci energetici in qualche forma siano coincidenti, se è possibile una ricerca di questo tipo. Interessante, molto interessante la domanda. Molto interessante la domanda, molto interessante l'approccio. Allora, la cellulosa sostanzialmente si ossida, utilizza per ossidarsi l'ossigeno dell'aria. C'è da dire già la prima cosa, che l'ossigeno è presente in due forme, di singoletto e di tripletto, e c'ha
capacità energetiche diverse a secondo che sia. Generalmente si dice che le ossidazioni rapide riguardano il singoletto e quelle lente, no, al contrario, le ossidazioni rapide riguardano il tripletto e quelle lenti il singoletto, e che per fortuna l'organismo umano non è attaccabile dal tripletto, se no noi moriremmo in 30 secondi, nasciamo e moriamo perché ci ossideremmo subito, ci ossideremmo subito. Allora, l'energia in gioco in genere è dell'ordine della, di un centinaio, tra 100 e 150 calorie grammo, però quello che, non so dirle francamente, che succede quando questa energia in parte è fornita dall'enzima, perché una cosa è l'ossidazione all'aria, io prendo la cellulosa e la ossido. Una cosa è quando io sono in presenza di un sistema che catalizza l'ossidazione. Vi ricordo che il catalizzatore è quello che fa, che supera l'energia di attivazione. Quindi bisognerebbe misurare l'energia di attivazione, perché quella è sottrarla per avere il dato che dice lei. È interessantissima come domanda e ci rifletterò. La ringrazio di avermela fatta. Grazie. C'è il nostro amico, prego, prego. Innanzitutto mi complimento per la semplicità del linguaggio, molto chiaro. Dunque, a quanto mi pare di aver inteso, siamo nella fase della ricerca di prove sulla datazione della sindone. La questione fondamentale, in fondo, la datazione ai fini della veridicità. Ora, l'analisi della sostanza cellulosa. Questa sostanza, ho inteso, subisce un processo di invecchiamento. Nel caso un agente, diciamo, esterno, l'incendio, provoca, può alterare, può, diciamo, la sostanza. Il metodo 14C del carbonio 14 è universale, quindi quello più attendibile. La mia domanda è questa: questo metodo può vantare l'influenza di agenti esterni quali appunto un incendio? Allora, sì, domanda perfetta, ma la risposta, cioè la risposta che è stata data è che un effetto termico non può cambiare il rapporto carbonio 12 e carbonio 14. Questa è stata data da chi sostiene il metodo del carbonio 14, ma secondo me è una dichiarazione che andrebbe comprovata teoricamente. Io capisco che teoricamente la risposta è quella, perché il riscaldamento non può alterare il carbonio 12 e il carbonio 14, quindi quello che era 12, 12 era, e quello che 14, 14 era. Dopodiché il rapporto resta, e siccome è basato sul rapporto, mi rendo conto. Però, siccome c'è una volatilizzazione, questa non viene mai considerata, cioè il carbonio può diventare CO2 e volatilizzare come anidride carbonica. A questo punto la domanda che io rigiro è: la CO2 può essere col carbonio 12 e col carbonio 14? Siamo sicuri che quella che volatilizza è una CO2 che mantiene i rapporti che stanno nel campione? Perché se non fosse questa confermata, è chiaro che il carbonio 12 e il carbonio 14 sono quelli, però una parte se ne va come anidride carbonica e altera il rapporto del rimanente. E su questo io non ho trovato prove. Quindi però via più CO2 da CO12, se ho capito bene. CO2 da CO12 o da C14? No, per alterare il rapporto. Sì, no, ma basterebbe che si le volatilizzassero in un rapporto diverso da quello che stanno nel campione. CO2 però di C12 e CO2 di C14. Esatto, esatto. Basterebbe che volatilizzassero in un rapporto diverso da quello, e altererebbero quello che rimane. Questa è la domanda, ma a questa io non ho trovato risposta. Paolo, se ce l'hai te la risposta. Sì, diciamo, no, non ho una... No, però alzate così, abbiate pazienza, perché io spero di far vedere anche il dibattito nel video. Non ho una risposta, però ho molto da dire invece sul metodo del carbonio 14, perché c'è un po' un mito su questo metodo che andrebbe un pochino visto con attenzione, nel senso che Luigi innanzitutto, ovviamente la quale questione è stata chiarissima,
non ti preoccupavi, però sarà di una limpidezza esemplare. Grazie. E ovviamente, nel mercato di Roma, ci ha detto tutte cose giuste. Io però posso aggiungere alcune cose. Il metodo del carbonio 14 è attualmente considerato il metodo più preciso. Infatti il principale difetto, tra virgolette, del tuo metodo è che come dire, ha una variazione statistica più ampia di quella. Assolutamente. Però bisogna capire bene una cosa. Il metodo del carbonio 14 è composto da due parti. C'è da una parte il conteggio degli isotopi C14 rispetto al C13 e al C12. E questa è una cosa che se la macchina che fa la misura è tarata bene, è precisa, non c'è niente da fare. Cioè noi siamo capaci di misurare con molta precisione quanti atomi di carbonio 14 ci sono in un campione. Però questo è solo metà del percorso. L'altra metà è che poi i risultati che ottengo sono tutti diversi l'uno dall'altro. E questa è normalissima in scienza. Io faccio sempre l'esempio che invece il mio professore di fisica il primo giorno di scuola, al primo liceo, che cosa fece? Ci diede una squadra, avete sempre la squadra che doveva fare i disegni, no? E chiese a ciascuno di voi di misurare quanto era lungo la scrivania. E poi lui scriveva il risultato sulla lavagna. All'epoca non c'erano le linee, c'erano una lavagna con gesso. Ebbene, non c'erano due misure coincidenti, c'entrava. Perché è normale, c'è un errore in ogni tipo di misura. Se io chiedo a ciascuno di voi di misurare quanto è lungo da lì a là, con una cosa, con una riga che si accorta ovviamente, di tutto, voi dovete riportare da qui a qui, da qui a qui, da qui a qui, e ogni volta che riportate fate un errore. Allora, il metodo del tabello 14 dà dei risultati diversi a seconda delle condizioni. Come si risolve il problema con la statistica? Per cui io prendo il pezzettino della sindrome, lo divido in n parti, 5, 6, 7, 8 parti, e faccio la lavorazione di ciascuno di questi sottopezzettini. E ottengo sempre una diversa l'uno dall'altro. È chiaro? Però a quel punto che cosa succede? Dato che l'errore è random, diciamo, cioè l'errore sostanzialmente non è sistematico, è un errore casuale, allora io faccio la statistica, c'è cioè un matematico molto famoso che si chiama Gauss, che ha inventato una curva, che è la curva, si dice, degli errori, normalizzata degli errori, la curva normale degli errori. Per cui tutte queste misure si distribuiscono in un certo modo, io le calcolo tramite la gaussiana e ottengo il valore medio, che non è il valore vero, ma è il valore più probabile. Questo è molto interessante anche dal punto di vista filosofico, perché di fatto noi ogni volta che facciamo una misura non otteniamo mai il valore vero. Il valore vero non lo conosce nessuno. Noi otteniamo il valore più probabile, che è diverso dal valore vero. Potrebbe coincidere, non lo sapremo mai. Però ci accontentiamo, noi siamo limitati, ci accontentiamo del valore medio. Dov'è che nasce il problema? Perché in tutte le misure del carbonio 14 fatte finora, sono state migliaia, che cosa succede? Che si ottiene, a seconda del pezzettino scelto, un andamento di questo tipo, a caratteristica, diciamo noi, cioè una volta più alta, una volta più bassa, l'età è una volta più alta, una volta più bassa, una volta un po' più di più, un po' di meno, alla fine faccio la mela media, faccio la gaussiana e ottengo l'età più probabile. Con la sindrome di Fisco non è successo, ed è questo il vero problema scientifico della transizione della sindrome. Premessa, dopo fatto la misura, in un convegno nel 1989 a Parigi, la misura l'ho fatta nel 88, venne chiesto ai rappresentanti dei tre laboratori che fecero la misura, che erano i tre laboratori più importanti dell'epoca che facevano studi di misura, di fornire i dati grezzi. Cosa vuol dire? Vuol dire sì, va bene, voi citate nell'articolo di Nature l'età media e citate anche l'età media di ciascuno dei tre campioni in cui era stato diviso, dei quattro campioni, scusate, in cui era stato diviso il telo, è stato diviso in quattro parti, queste quattro parti sono andate da tre laboratori. Cioè, ma noi vogliamo sapere la posizione di ciascun pezzettino in cui voi avete ulteriormente diviso, perché ciascun laboratorio ha dovuto fare una statistica. Quindi il laboratorio in Arizona ricevono due pezzetti, quello di Oxford uno, l'hanno diviso in tanti pezzettini e hanno datato ciascun pezzettino. Una cosa straordinaria è che loro si sono rifiutati di dare questa informazione, che è una opposizione assolutamente antiscientifica. Allora, a questo punto, che cosa succede? Che passano 22 anni e nel convegno di Frascati, che prima faceva riferimento a Luigi, succede una cosa abbastanza importante, che però è poco conosciuta, e cioè c'era un professore di statistica dell'Università di Parma
il quale ha usato la potenza attuale dei computer per dire benissimo, io non so dove stanno questi sottopezzettini, calcolo tutte le possibili combinazioni di tutti i sottopezzettini, sono 387.052 combinazioni, le calcola tutte, e per ciascuna di queste combinazioni tira fuori la famosa cassiana per stabilire se era coerente o no col dato finale che appare sul network. Scartando tutte le cose che non tornavano, ha trovato la configurazione vera. Trovando la configurazione vera, che non era mai stata data, nessuno sa perché, da parte dei laboratori, trova due risultati di estremo interesse. Il primo risultato è che un campione dell'Arizona non è mai stato datato, perché altrimenti la statistica non torna. Io mi ricordo che quando lui disse questa cosa, al termine della sua presentazione, al professor Bianchi, si alzarono due persone arrabbiatissime, dicendo, ma sei matto? Non gli avevo detto così, nel senso era quello. Come puoi pensare che uno dei pezzettini non è stato datato? Non è possibile, hai sbagliato il calcolo. E invece? Questo è successo a maggio, era il 4 maggio del 2010. A dicembre del 2010, il professor Giao, che è il capo attuale del laboratorio dell'Arizona per la misura per la radiolarazione dei campioni, che all'epoca era un giovane ricercatore, perché la misura stava per l'88, pubblica un articolo sulla radiocarbon, dove fa vedere la foto del pezzettino non datato, che non era mai stato dichiarato. Loro per 22 anni hanno tenuto un segreto. Loro avevano due pezzetti non datato uno. Perché non hanno detto? Perché i due pezzetti erano piccolini e datandone solo uno non avevano il numero di miligrammi sufficienti per fare una buona statistica. Non si sa perché l'hanno dato per loro, lui non dice perché. Allora perché lo pubblica? Lo pubblica dicendo, guardate che parecchi dicono che questi campioni erano sporchi, li faccio vedere dalla fotografia, non è vero, era abbastanza utile. Il succo dell'articolo è questo. Fa vedere il fronte, fa vedere il retro, eccetera. In realtà lui lo pubblica perché Riani, nel frattempo, oltre che raccontarlo a noi a Frascati, ha pubblicato sull'importante rivista scientifica questo risultato e non torna a sentirlo. Questo è il primo risultato, quindi mostra un comportamento antietico, antiscientifico di almeno uno dei tre laboratori, una cosa inaudita, inaudita. Non ho mai conosciuto, e ormai sono 40 anni che faccio ricerca, non ho mai conosciuto una situazione di questo tipo, una cosa incredibile. Secondo risultato molto interessante è che utilizzando la combinazione giusta dei vari pezzettini si ottiene che l'età non fa così a caratteristica, fa così. Cioè è monotona crescente andando da sinistra verso destra o da destra verso sinistra, non ha importanza. Cioè ciascun pezzettino ha un'età che è più alta del pezzettino accanto, poi quella a destra è più alta, la destra è più alta. Questo non è normale. Questo è un fortissimo indizio di un campione contaminato. Quindi vuol dire che i campioni datati, ma che hanno comunque subito un'operazione di pulizia, non so, c'è un protocollo che dice esattamente quale materiale vogliono usare. All'epoca, nell'88, se erano due o tre, sì. Qualcuno so l'acido libri, qualcuno so altri tipi di acidi, ma insomma, evidentemente, questo processo di pulizia non è stato sufficiente a rimuovere l'agente contaminante. Conclusione, c'è molto da dire su questa storia del canale 14, sicuramente anche tu, quello è chiaro. Ci dice anche che i laboratori non si sono comportati in modo onesto, in almeno un caso. Ci dice anche che l'operazione di pulizia non ha funzionato bene. Questo non vuol dire che la signora è del primo secolo dopo Cristo, questo no, ma vuol dire che il risultato pubblicato su Nature 1260-1390 è inattendibile. Noi non sappiamo che era la signora. Io ogni volta che faccio una presentazione generale sulla signora concludo dicendo, è un periodo antico, nessuno conosce l'età. Allora, ma già mai è stata data? Sì, è stata data, ma i risultati, cioè le condizioni appunto sono queste. Noi di fatto abbiamo un periodo di cui non conosciamo l'età, dovrebbe essere più recente del Medioevo, dovrebbe essere più antico del Medioevo. Semplicemente non lo sappiamo, a causa del fatto che c'è stata questa, che c'è un'evidenza che i campioni hanno una contaminazione che non è stata rimossa dall'operazione di pulizia. Scusate se ho preso tempo, sembrava importante un po' importante. Grazie. Ho letto un volume del cardinale Arizze sul valore della sofferenza nelle religioni. Non sono uguali,
si accomunano nel fatto che la sofferenza si trova in tutte le religioni. La differenza fondamentale è che nel cristianesimo la sofferenza ha un valore salvifico. Difatti Giovanni Paolo II ha scritto un documento Salvifici Doloris. Sì, la professoressa Cervo non c'è, quindi forse una parola la posso dire io, ma molto breve. Sì, diciamo, anche in altre religioni c'è l'esperienza del dolore come esperienza salvifica, in realtà, ecco, non è tipica soltanto del cristianesimo. È chiaro che il dato scientifico, così come ci veniva proposto dalla professoressa Cervo, non fa altro che dare senso a una riflessione teologica sulla sofferenza, sul dolore, che si potrebbe anche fare. Diciamo che tutte le volte che io organizzo questi cicli di conferenze metto sempre degli incontri più teologici, e sono quelli che ovviamente affascinano di meno, perché la teologia purtroppo è una scienza, in Italia soprattutto, un po' secondaria, come tutte le scienze letterarie, tutte le discipline più letterarie, diciamo. In realtà sarebbe molto interessante affrontare questo argomento sia dal punto di vista filosofico che anche dal punto di vista teologico. Qualcosa lei trova nella conferenza che ha fatto il padre Andrei Volga nella prima sessione di questo ciclo, e che è già online, perché appunto una riflessione c'è anche lì. Però diciamo la stessa risposta che abbiamo dato forse alla sua domanda all'inizio, cioè abbiamo due tipi di approcci alla realtà. C'è un approccio razionale e c'è un approccio della fede, c'è un approccio conoscitivo. La conoscenza è razionale, ma c'è anche una conoscenza simbolica, affettiva, bisogna considerare tutte e due. Noi veniamo purtroppo da una cultura che, come posso dire, in qualche maniera focalizza l'attenzione sulla conoscenza di carattere scientifico, razionale, cioè sembra che non si possa dire nulla al di fuori di questo ambito. Chiaramente, sia per l'abito che indosso, perché che per la formazione che ho, io considero invece che è necessario avere un approccio multidisciplinare a qualsiasi tipo di realtà. Per questo, quando ho l'occasione adesso di sentir parlare il fisico e il chimico insieme, io rimango affascinato, ed è un po' anche l'idea di questo ciclo di conferenze, un mosaico di ricerche. Là dove non arriva la fisica, perché il carbonico, il metodo del carbonio 14, pur essendo attendibilissimo, ha dei limiti, abbiamo visto nella conferenza storica e anche nella conferenza di Alfonso Cercesi sull'iconografia, quell'approccio ci può dare degli strumenti di conoscenza ulteriore, e penso che sia interessante questa cosa qui. Un'altra domanda e poi finiamo. Venga qui però, perché dobbiamo registrarla. Perché... Grazie. Prego. Grazie. Volevo chiedere se la contaminazione dei campioni può dipendere dal punto del prelievo, perché è il bordo del telo, o dal contenitore della singola, che per tanto tempo è stato un contenitore d'argento, o anche dalla presenza dell'acqua, perché l'acqua, qualcuno ha detto che avrebbe potuto alterare il C14. Prego, la domanda penso del chimico più che... Sì, no. No, poi rispondo anche a quella. Allora, sulla contaminazione si è detto molto, perché... intanto ci sono due tipi di contaminazione, la contaminazione chimica e la contaminazione biologica. La contaminazione chimica deriva dall'apporto di sostanza o di composti che non fanno parte del campione. Quella biologica deriva dal fatto che il campione diventa la sede di una cultura biologica che ovviamente produce
non soltanto un inquinamento biologico in quanto essa stessa rappresenta materia, ma produce anche un inquinamento chimico di seconda generazione, perché tutti i microorganismi, una volta che si sono impossessati di un sito e lo hanno trasformato in un sito di cultura, in quel sito producono un metabolismo primario e secondario che comporta consumo e produzione di composti. Quindi abbiamo un ampio spettro di possibilità di inquinamento del campione o di contaminazione. Paolo faceva giustamente riferimento ai criteri di pulitura. I criteri di pulitura erano stati proprio scelti in funzione della possibilità di eliminare questi prodotti superficialmente. Io stesso, guardate, nei campioni che ho fatto, non della sindone, ma che Carlo Goldoni mi dava, in molti di questi campioni che lui mi dava c'erano delle, proprio a vista c'era una contaminazione di materia che non era quella del campione da testare, ma ripeto, con le operazioni di pulizia che erano fatte secondo un protocollo, erano a base di acidi, ma acidi molto diluiti, quindi molto soft, però si riusciva a pulire. Diverso è il discorso della contaminazione da contenitore. Allora, il problema della contaminazione da contenitore è un problema purtroppo che riguarda tutta la nostra vita, perché noi, i nostri alimenti, tanto per dire, sono in contenitori. Allora, il problema della contaminazione per rapporto tra il contenuto e il contenitore è un problema della vita di tutti i giorni, e questo è un problema che riguarda anche la sindone. L'anno è stato da alcuni escluso sulla base del fatto che il contenitore aveva una parete metallica ed è stato cercato il metallo e non si è trovato. Quindi, però questo ha escluso una cessione della parte metallica del contenitore, non ha escluso altri tipi di cessione, sui quali non le so dire perché non c'è nessun riporto nella letteratura scientifica, ma l'osservazione c'è. Ovviamente il contenitore rilascia, tant'è vero, ripeto, che molti test di rilascio del contenitore, la stessa acqua di cui parlavamo viene rilasciata da un composto all'altro, siccome l'acqua è una molecola triangolare con due idrogeni e un ossigeno, quell'ossigeno che è al vertice del triangolo è capace di legarsi con moltissimi altri alimenti perché c'ha quello che noi chimici chiamiamo l'on-pair vuol dire una coppia di elettroni disponibili a fare un legame. Quindi che cosa succede? Che l'acqua si sposta a secondo di dove trova elementi che hanno capacità di legarsi all'ossigeno più facilmente. Quindi la mobilità dell'acqua diventa un altro elemento non secondario, perché ovviamente, siccome può incidere nella concentrazione, lo spostamento di acqua da una fase ad un'altra può comportare. Ma anche su questo, a parte il principio e la sua giustissima osservazione di citarla, non le so dire dei dati perché non ci sono degli studi fatti su questo. Sì. Bene, io vi ringrazio tantissimo, grazie a Luigi Campanella. Sì, siamo noi di applaudire perché ci vuole, grazie. Grazie. Grazie tanto Luigi Campanella, Paolo Di Lazzaro, Rosana Cervo, che ha dovuto lasciarci prima del tempo. Incontro, ringrazio il signor Luzza, vi do appuntamento all'ultima conferenza. Per me è un onore ospitare padre Tramblay, che in realtà è padrone di casa perché è un redentorista, ma è il presidente della Pontificia Accademia di Teologia, e Monsignor Segueri, che è sicuramente uno dei più importanti teologi italiani conosciuto in tutto il mondo. Noi conosciamo molto le sue canzoni, perché quando era giovane prete componeva canzoni, quindi avrete tutti cantato Tu sei la mia vita, la scritta Monsignor Segueri, non era giovane prete, che è un musicista, però teologo fondamentale di estetica, e sono molto contento che verrà. Quindi io vi invito tutti a partecipare all'incontro del 7, siccome ci sono questi due nostri sacri, in mezzo mi ci sono messo io con una relazione molto più
semplice per, come dire, addolcire la cosa, però sono molto contento. Vi parlavo di queste conferenze che iniziano domani al Caravita. Se avete possibilità, ho chiesto a Alberto se faceva la videoregistrazione, mi ha detto che non è possibile. Alle 17. Sì, dalle 17 in poi, qui c'è il manifesto, magari domani c'è Baio Apollone, l'8 aprile ci sarà Monsignor Ghiberti, il 22 aprile il professor Barberis, quindi tutti da Torino, poi c'è la Marinetti e poi un'altra situazione. Grazie ancora, e se mi lasciate la scheda, chi non l'ha compilata, poi ci teniamo in contatto. E grazie.